Hey coach, benvenuti in questo nuovo video, io sono AndreaNink91 ed oggi siamo in un nuovo video reclutamenti per il Inazuma Eleven Go Galaxy. Come annunciato tramite la pagina Instagram e la pagina community del mio canale YouTube, oggi avrei reclutato tutta quanta la squadra di cui Sarges è capitano, ovvero la Big Bang. Naturalmente c'è anche un personaggio bonus nella Big Bang che è Katara Page. Lei non è proprio integrante della squadra, però l'ho messa comunque sia in mezzo, dato che era nella stessa community degli altri. Non c'è un motivo particolare per cui ho voluto fare questo reclutamento di massa, ma l'ho già fatto per la Inazuma Legend Japan e quindi ho detto perché non farlo anche per un'altra squadra che è piuttosto importante, ovvero quella della Big Bang. Comunque sia, i reclutamenti sono piuttosto semplici, nulla di complicato. Sono 12 personaggi in totale, sarà un bel viaggetto. Cominciamo! Prima di cominciare con i reclutamenti veri e propri, bisogna innanzitutto prendere un oggetto, senza il quale non si può fare nulla. Questo oggetto vale per tutti quanti i giocatori ed è la Pixie Doll. La Pixie Doll si prende da una squadra chiamata Galaxy Rivals. La Galaxy Rival è l'ultima squadra che si trova negli amichevoli di questo alieno sul pianeta Sasanara, ovvero il pianeta acquatico. E il nome localizzato no, ancora non l'ho imparato e non ho intenzione di impararlo fino a che non esce la pace italiana. Quindi, una volta battute tutte quante queste squadre, l'ultima è la Galaxy Rivals e sconfiggete questa squadra tante volte quelle che servono per prendere la Pixie Doll. Una volta recuperata questa Pixie Doll, iniziamo con il primo giocatore che è Storm Gooser. Per Storm Gooser abbiamo bisogno di tre topic oltre la Pixie Doll, tre argomenti, ovvero abilità strane che si prendono a Gran Celesta, nella lobby del Gran Celesta, da questo personaggio qui. Sempre su Fala Morbius, parlando con questa ragazzina vicino alla balconata, si può prendere l'argomento riconciliazione. E sempre su questa strada anche l'argomento buco nero, parlando con questa tipa qui. Il secondo personaggio è Fochudas. Per Fochudas abbiamo anche per lui bisogno di tre argomenti, ovvero lezione, che si prende vicino alla stazione di Fala Morbius da questa persona, poi l'argomento leadership, che si prende da questo tipo qui sulle scale alla stazione di Fala Morbius, e poi l'argomento riccanza in abbondanza, che si prende qui nel vicolo di Fala Morbius. Sapete quel vicolo dove ci sono i poveracci che purtroppo hanno perso la casa per colpa di un governo sbagliato? L'ironia della sorte a volte, eh? Il terzo personaggio è Cherio Pardon. Per Cherio Pardon abbiamo bisogno di una foto, ovvero la Coppa d'Oro del campionato scolastico, che si prende nel terzo piano dell'edificio Raimon, l'edificio principale, eccolo qui. Andate lì, una bella fotina e ci siamo. Poi andiamo a Sandorias, il pianeta sabbioso, nel quale dobbiamo prendere l'argomento combina guai, si prende da questa persona qui. Poi andiamo sulla Tonic, il pianeta vegetale, e parlando con questo abitante del pianeta prenderemo l'argomento trend incompreso. Il prossimo personaggio è Bambaros Tower. Per Bambaros Tower dobbiamo tornare su Fala Morbius e avremo bisogno della foto dei graffiti sporchi, che si prende qui nel viottolo dove ci sono i poveri. Poi andiamo alla stazione di Fala Morbius e scattiamo una foto a questo monitor, un ologramma. Poi anche per lui abbiamo bisogno dell'argomento leadership, che abbiamo già preso da quel ragazzo sulle scale. Il prossimo personaggio è Zatan Warder. Per Zatan Warder dobbiamo scattare una foto alla proiezione 3D. Questa proiezione si prende nella piazza di Fala Morbius, eccola qui. Poi abbiamo bisogno di due argomenti, anche questi si prendono qui alla piazza. Uno è macchina del tempo, che si prende da questo signore qui,
vicino alla proiezione. E poi un'altra è: chi bene arriva, meglio alloggia. Che si prenderà questa persona qui, seduta. Passiamo a Sign Hanging. Per Sign Hanging abbiamo bisogno però, oltre alla Pixidol, di un altro oggetto. Questo oggetto si prende dalla squadra Night Viper, che si prende su Gardon o Magmavia. Questo qui me lo sono imparato. Ad ogni modo, andiamo a parlare con l'anziano del villaggio. Sconfiggendo tutte quante le squadre che ci para, arriviamo alla Night Viper. Sconfiggendo la Night Viper, potremmo prendere l'oggetto Arco Gigante. A questo punto torniamo su Fala Morbius e, se non l'avete ancora presa per l'altro personaggio, prendete la proiezione 3D che si prende qui a Fala Morbius, nella piazza. Poi andiamo nel viottolo dove ci sono purtroppo quei poveri disgraziati e facciamo una foto al falò. Il prossimo personaggio è Madison Barada. Per Madison Barada abbiamo bisogno della foto della proiezione 3D che si prende nella piazza di Fala Morbius, e questo oramai lo sappiamo. Poi abbiamo bisogno dell'argomento Leadership che si prende sulle scale di Fala Morbius alla stazione. Poi abbiamo bisogno della foto del trono di Fala Morbius. Andiamo a Palazzo Reale, entriamo nella stanza del trono e scattiamo una foto. Il personaggio seguente è Bind Hermit. Per Bind Hermit abbiamo bisogno di un oggetto che è telescopio astronomico romantico, alla faccia, che si può prendere dalla squadra Team Artisti, che si trova nella route di Maddie. Per accedere a questa squadra bisogna prima sconfiggere tutte quante le altre squadre di Maddie, e poi si può proseguire per sconfiggere anche il Team Artista e prendere il telescopio astronomico romantico. Mamma mia, che nome lungo. Poi avremo bisogno della foto del trono che abbiamo appena preso. E anche dell'argomento buco nero che si trova verso la strada per lo stadio da questa signorina. Il prossimo personaggio è Astra Justin. Per Astra Justin abbiamo bisogno di due foto e un argomento. La prima foto è la balconata del Gran Celesta, o meglio, quello che si vede dalla balconata. Ci giriamo ed ecco qui, subito scattiamo la foto. Presa! Poi andiamo a palazzo e da questo punto preciso scattiamo una seconda foto. L'ultimo requisito è un argomento, ovvero la macchina del tempo, che abbiamo già preso, ma nel caso non l'abbiate presa, parlate con questo signore qui. Tocca ora al capitano, Sarge Strugu. Per Sarge abbiamo bisogno di argomenti e foto già prese in precedenza, ma nel caso rieccole qui. Graffiti sporchi che si prendono nel viottolo dove ci sono le persone povere. Chi prima arriva meglio alloggia da questa persona. E macchina del tempo da quest'altro tizio qui. Molto semplice. L'ultimo personaggio è Joss Fool. Per Joss Fool abbiamo bisogno di una foto e due argomenti. La foto è evento prossimo, che si prende nella sala d'aspetto dello stadio Gran Celesta su Fala Morbius. È questo ologramma qui. Poi l'argomento: chi prima arriva meglio alloggia. E l'argomento: riconciliazione. Come ho detto, come personaggio aggiuntivo c'è anche Katara Page, però è bambina, la forma giovane. Vediamo un po' come si prende. Si prende scattando la foto ai graffiti sporchi.
Poi si va sulla terra per ottenere l'argomento accessori, qui nella piazza centrale di Odaiba, da questa signorina. E poi un record che io neanche sono riuscito ancora ad ottenere, ovvero esecuzione miracolosa. Cosa sarebbe? Bisogna prendere 30 esultanze. Io sinceramente non ricordo minimamente di averne già prese addirittura 26. Figuriamoci se posso sapere dove sono le altre 4 che mi mancano. Comunque sia, 30 sono tutte quante le esultanze che si possono trovare nel gioco. E l'unica cosa che mi può venire in mente è le amichevoli che si fanno contro le altre squadre nelle varie route. Purtroppo non ho idea, ho cercato un po' in rete dove trovare queste esultanze, ma non ho avuto fortuna. Magari quando uscirà la patch forse potrò essere più esaustivo. Per il momento non ho la minima idea, proverò a fare altre ricerche, magari poi metterò un audio se le ho trovate oppure no. Comunque sia, questi erano tutti e 11 più 1 i giocatori della Big Bang. Bene Cuggio, spero che questo video vi sia piaciuto, è stata davvero un'impresa titanica riuscire a reclutare tutti quanti questi personaggi, non tanto per trovare gli oggetti e gli argomenti e le foto, ma tanto per, più che altro, per narrare tutto quanto e poi montare il video, che è stato qualcosa di devastante. Ci è voluto davvero diverso tempo. Spero che il tempo che ci ho impiegato sia un minimo valso la pena e che venga ripagato degli sforzi. Certo, non è come andare a lavorare in miniera, ma è comunque sia stancante. Ad ogni modo, io come sempre vi ringrazio per aver seguito il video, spero che vi sia piaciuto. E come sempre vi ricordo che in descrizione trovate il link per Instagram, dove pubblico tutti quanti gli aggiornamenti che vengono pubblicati anche nella pagina community del mio canale YouTube. Vi invito inoltre a iscrivervi al canale nel caso ancora non foste iscritti, e noi ci vediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!